Amici della Palamano, una buonasera da Sebastian Romano, quarta giornata del girone di ritorno della Serie A Beretta. Siamo felicemente di nuovo al Palasport di Chiarbolas perché si torna finalmente a giocare e a vedere di nuovo la Palamano a Trieste. I biancorossi infatti non giocano dal 18 dicembre, quando hanno perso a Pressano per 22-19, ma l'avversario dei triestini oggi è la Team Network Albatro Siracusa, squadra ultima in classifica con una sola vittoria in campionato e 13 sconfitte, ultima a pari merito con l'altra neopromossa Secchia Rubiera, che sfiderà tra l'altro la prossima settimana in un pericoloso e fondamentale scontro salvezza. Trieste invece comincia il 2022 al nono posto in classifica con 5 vittorie e 7 sconfitte in questa stagione. Ha mancato per un soffio la qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia che si sono giocate la scorsa settimana a Salso Maggiore. Coppa Italia vinta per la prima volta dalla Raimond Sassari, ci torneremo nel corso della serata. Torniamo alla partita di oggi, perché il 7 di Pepe Vinci non vince dallo scorso 23 ottobre, quando superò l'Eppan per 21-20. Nell'ultimo match giocato, il Siracusa è stato nettamente sconfitto dal Conversano col risultato di 31-16. Non c'è nessuna defezione tra i blu-arancio siciliani. Trieste invece deve far fronte non c'è Freddy Radojkovic alla guida tecnica, risultato 3 giorni fa positivo al Covid-19, dunque la conduzione della squadra è affidata al vice Andrea Carpanese, presentissimo invece al mio fianco come sempre Marco Loduca. Ciao Marco. Ciao, buonasera a tutti per questa speriamo bella partita di Palamano oggi a Trieste. Trieste assolutamente non deve sottovalutare il Siracusa, coach Carpanese ha affermato di aver preparato bene la partita, anche perché Siracusa è una squadra che si è rinforzata in questo inverno, è arrivato il rinforzo argentino Juan Zungri, nuovo acquisto della Team Network, arrivato in settimana, terzino sinistro proveniente dal San Miguel, un buon portiere quello dei siciliani Gabriele Randes, fisicità con il pivot Claudio Marino, insomma Siracusa è una squadra che merita più punti di quelli che ha in classifica, Marco. Sicuramente i 2 punti sono un falso, perché Siracusa sicuramente è una buona squadra, è nata molto bene da Vinci e Atanasio, sono una squadra sicuramente rognosa, un cliente che oggi per noi sarà difficile, tra le file a Rosso, ex campione d'Italia con Conversano l'anno scorso, lo stesso Vinci, Marino come hai detto bene tu, pivot che viene dal Bolzano, quindi sicuramente di spessore, un portiere tra i migliori in Italia, errante, veramente notevole. Noi con tanti punti interrogativi, sono 2 mesi che non giochiamo, non siamo riusciti purtroppo a organizzare nessun amichevole vista la situazione in questi 2 mesi, pertanto è il primo appuntamento importante, ci troviamo subito con questo, io lo chiamerei un big match, perché oggi fare punti per noi è importantissimo proprio per tenerci lontani dalla zona play-out. Eh sì, Trieste ben 2 mesi che non gioca, visto che nella prima giornata di ritorno spettava i biancorossi il turno di riposo, nella seconda avrebbero dovuto affrontare il Bolzano, partita che non si è giocata a causa di alcune positività dei tirolesi, nella terza giornata di ritorno invece non ha giocato nessuno per lasciare spazio alle Final Eight di Coppa Italia. È cominciato il match qui al Palachiarbola tra Trieste e il Team Network Albatro Siracusa. Siracusa con le consuete maglie blu a bordi arancio, con lo starting seven di Carpanese che schiera Zoppetti tra i pali, Sandrin, Bratkovic, Capitan Visintin, Aldini, Di Nardo e infine Jack Rovatin. Il primo possesso dei siciliani viene fermato fallosamente dal ministro della difesa Aldini. Trieste che a sua volta si è rinforzata tra i pali dopo la partenza di Milovanovic, è arrivato Riccardo Fasanelli, portiere classe 98 dal Noci. Tanto c'è stato ancora il fallo della difesa triestina, mentre eccolo Zungri, l'argentino neo arrivato al Siracusa in settimana, la spinta sul tunisino Hamza Frey sotto passivo
Poi Zungri va a colpire il palo sulla ribattuta, si salva Trieste in qualche modo. Prima la parata di Zoppetti, poi il palaccio colpito da Juan Ignazio Zungri. Rinforzo siciliano per cercare la volata salvezza in questa seconda parte di stagione. Adesso andiamo a vedere il primo possesso biancorosso con Nocelli a fare da metronomo, a dare qualche indicazione ai compagni, sicuramente tra i più esperti del settetto, insieme a Capitan Visintin che si sposta sulla destra. Nocelli prova ad attaccare la porta, poi il tiro schiacciato di Sandrin, parata facile da parte dei siciliani. Vinci in contropiede, la paratona di Nicolò Zoppetti. Porte ancora inviolate, ci prova allora Di Nardo, palo, fermato soltanto dal palo, un palo a testa e quindi ancora 0-0, ma la partita è già nel vivo, Marco. È una bella partita, si pronuncia un bel incontro proprio a viso aperto, belle azioni, i portieri su questo momento, un po' la sfortuna di Zanghi sul palo, un po' la sfortuna di Nardo sul palo, però direi che le squadre giocano a viso aperto, due difese diverse, noi giochiamo con una 5-1, 3-2-1 quasi, loro giocano a 6-0, però penso che ci sarà della bella palla a mano oggi. Un paio di occasioni sciupate per parte in questi primi due minuti abbondanti di gioco. Ora Zungri ancora a guardare la porta. C'è stata l'infrazione della Team Network, riparte la Trieste in velocità con Visintin. Sandrin scambia ancora con il capitano, va a prendersela Jack Rovatin, voleva l'infrazione siciliani e invece Jack Rovatin va a bucare la porta, difesa da Randes. Allora 1-0 per Trieste con il gol di Jack Rovatin. Centrale Giuliano, ormai uno dei pilastri dei biancorossi, blindato da Trieste con un triennale quest'estate. È stato Rovatin il primo autore, il primo giocatore a segnare il gol. Risponde subito l'Albatro con numero 15 Gianluca Vinci alla sinistra, figlio dell'allenatore del Siracusa Peppe Vinci. Gianluca che ha sempre giocato nel Siracusa, tranne una parentesi a Siena nel 2019 col tecnico Fusina, anche egli siracusano. 1-1 al Palachiarbola dopo 4 minuti, continua con la difesa 6-0 Siracusa, come anche evidenziato da Marco. E allora ci prova Nocelli, golasso di Nocelli, e in più c'è la sospensione per 2 minuti. Al numero 10 Hamza Frai, no, va fuori Marino, piccola incomprensione sulla decisione degli arbitri, comunque ha alzato il 2 con la mano, per cui sospensione per 2 minuti, Marco. No, a parte che mi scuso perché il portiere è errante, se non è errante, se tu i due siciliani, ma c'è una bella differenza. Detto questo, va detto, come visto adesso sul gol di Nocelli, che per noi Nocelli e Rovatin più Nocelli sono come due nuovi acquisti, perché Nocelli abbiamo visto pochissimo nei giorni d'andata a causa di un brutto infortunio nella partita in casa con Bressanone, quindi per noi è un toccasana in questo momento, anche perché l'assenza oltre di Freddy Radojkovic anche di Radojkovic, c'è anche lui positivo, e quindi importantissima la presenza di loro due proprio nella posizione di terzini. Non sono riusciti ad evitare il contagio padre e figlio, Freddy e Jan, due assenze importanti, quella in panchina e in campo di Jan Radojkovic. Tanto riparte Trieste dopo un buon recupero difensivo, ancora Jack Rovatin a firmare la terza rete della gara. Allora Trieste avanti 3-1 dopo 5 minuti, si porta avanti di due reti la squadra di casa. Sono due squadre, Trieste e Siracusa, che puntano sul gioco di squadra. Nessuna delle due compagini infatti ha giocatori che figurano attualmente tra i primi 20 marcatori del campionato. Tanto ci prova Vinci dalla sinistra, pesca l'angolo giusto per imbrogliare Nicolo Zoppetti. E allora si riporta sotto di uno la Team Network Albatro.
mentre rientra in campo Bratkovic per Trieste, sempre difesa attendista sulla linea dei 6 metri, quella siciliana. Rovatin, Sandrin trova il pertugio per andare a marcare abbastanza facilmente. Qui si è aperta la difesa blu-arancio e allora nuovo più 2 per Trieste con il primo gol firmato al numero 33 Luca Sandrin. Terzino in gran spolvero. Sicuramente è stato il più positivo nel girone d'andata, indubbiamente, dopo le varie defezioni di Pagano e da Piran ha avuto spazio da parte di Fredi e l'ha ripagato con grandi due o tre grandi prestazioni. Questo è il numero 10 di loro, Fry, è sicuramente il giocatore che ci può inserire di più, infatti questo è stato un gran bel gol. Eh sì, gran bel gol del tunisino che arriva dal massimo campionato del suo paese dove ha vinto tre titoli. Tanto avete visto la parata di Randes su Adam Bratkovic. 4-3 il risultato dopo 7 minuti esatti di gioco al Palachiarvola. Rosso, Zungri. Una difesa abbastanza alta quella triestina con tre uomini davanti. Avviene il recupero con Bratkovic aiutato da Visintin in contropiede. Enrico Aldini, giovane classe 2002. E suo il gol del nuovo più 2 Trieste con i biancorossi ora avanti 5-3 nel punteggio. Aldini che fa parte della nazionale under 19 assieme a Jack Rovatin, lui che studia qui all'università di Trieste. Abbiamo visto quest'ultimo contropiede, tutta la sua esplosività, mentre c'è un fallo sul tunisino Fry e il cartellino giallo per Jack Rovatin. Arbitri abbastanza severi, coppia arbitrale composta questa sera da Riello Stefano e Panetta Nicolò. Ricordo arbitri che hanno arbitrato non più tardi di pochi giorni fa la finale di Coppa Italia, quindi una delle coppie migliori che c'è in Italia. Questo è sicuramente un vanto per questa partita, attenzione però che nel frattempo sembra aver subito una brutta caduta. Giocatore siracusano ha subito l'entrata bassa di Nicolo Zoppetti, non certo volontaria. È stato soltanto un colpo sulle tavole parchettate per il numero 5 Claudio Marino. Si rialza, applaudito dal pubblico di Trieste. 5-3 il risultato dopo 8 minuti abbondanti di gioco. Sì, coppia arbitrale che ha arbitrato una splendida finale, Marco, in quel di Salso Maggiore, con le due finaliste che sono state la Raymond Sassari e Conversano, vincitrice della scorsa edizione, con Sassari che era avanti, Conversano ha pareggiato negli ultimi minuti del tempo regolamentare e poi aveva l'occasione la squadra pugliese di vincere per la seconda volta consecutiva la Coppa Italia ai supplementari con il pareggio agguantato al photo finish da Sassari, che poi ha vinto ai rigori con la parata del sassarese Doc Spanu. Una bellissima edizione in quel di Salso Maggiore, con l'edizione femminile vinta da Bressanone, ma veramente una gran pallamano. Abbiamo visto le Final Eight, unico rammarico è la non qualificazione da parte di Trieste, che è arrivata nona di un solo posto sotto l'ottavo, che sarebbe valso la qualificazione alle Final Eight, ma abbiamo potuto vederle comunque anche su Sky. Davvero una gran pallamano, Marco. No, è stata veramente una fortuna le varie partite, perché più di
due su tre tra le semifinali e finali si sono finite proprio punto a punto, e aver potuto dimostrare su Sky, su un canale importante come Sky, una collaborazione importante come Sky, quello che vale la palla a mano in Italia, con appunto partite non scontate ma appunto finite punto a punto, e così penso che uno che si avvicini alla palla a mano oggi possa capire quanto è avvincente, quanto è bello questo sport sicuramente. Poi se parliamo della finale, è una partita incredibile, vinta e persa due o tre volte da entrambe le squadre, poi chiaro la lotteria dei rigori è proprio una lotteria, l'ha avuto la meglio Sassari che per la prima volta può alzare il trofeo, e giustamente devo dire la verità che Sassari negli ultimi giorni con l'acquisto di San Paolo ha fatto un gran bel passo avanti. Sicuramente formazione che punta in alto, punta è lì nella lotta scudetto, attualmente seconda in classifica dietro il Fasano, squadra pugliese che sta disputando un'ottima stagione, ma restiamo a noi perché grande pallamano si sta vedendo anche qui a Trieste, c'è stata l'intuizione di Randes ora a fermare il tiro di Visintin su assist al volo di Bratkovic, si resta sul 5-3 in favore di Trieste dopo i primi 10 minuti di gioco, ma sicuramente per il momento una partita bella, agguerrita, giocata a viso aperto da entrambe le squadre, con Siracusa che, come ha detto l'allenatore Vinci, viene qui senza nulla da perdere, ma chiaramente anche la squadra siciliana come Trieste ha fame di punti per risalire la china. Ora la bombarda di Sandrin con il gol sulla ribattuta, gol valido, sembrava invasione il numero 33, invece viene assegnato il sesto gol per Trieste, marcato al numero 33 Luca Sandrin dopo il primo tiro parato dal portiere Gabriele Randes. Ora rosso per Vito Claudio Marino, Zungri, ancora rosso, Vinci chiude tutto Nardo, allora dentro per Rosso, il gol, bella azione da parte del Team Network Albatro con tutti i giocatori che toccano il pallone, poi c'è la munizione ad Adam Bratkovic per la spinta, seconda munizione per i triestini dopo quella combinata Jack Rovatin, resta l'incollata e Siracusa 6-5. È una partita difficile, un avversario ostico, anche se come noi non ha grandi tiratori da fuori così, però ha un ottimo gioco di squadra, come l'ultima azione vedo ben tutti hanno toccato la palla fino a che Marino è riuscito a dare l'assist a Rosso per un bel gol dai 6 metri. E noi dobbiamo cercare di essere un poco più attenti in difesa e cercare di sprecare meno in attacco soprattutto, come in questo caso. Conclusione alta ora quella di Luca Sandrin, si salva il Siracusa che adesso con questo possesso avrebbe la possibilità di pareggiare i conti. Trieste avanti di una rete sul 6-5. Mentre vedete posizione di centrale Juan Ignazio Zungri proveniente dal San Miguele, giocatore che ha sempre giocato in Argentina. Ora Rosso va a sbagliare il tiro, ma c'è stato il fallo evidente, infatti arriva la sospensione per 2 minuti a Capitan Visintin e ci sarà anche il tiro dai 7 metri per i blu arancio del Siracusa. No, niente 7 metri, punizione. No, potevano starci, come hai detto bene tu, i 7 metri, 2 minuti e 7 metri, 2 minuti sicuramente, 7 metri per me era anche da dare, ci è andata bene, diciamo così. Sono 9 metri quindi per la Team Network che riparte con Rosso e Zungri, la difesa dei triestini che cerca di fare buona guardia al pivottone col numero 5 in mezzo all'area, Vito Claudio Marino. Allora la palla arriva a Vinci sull'ala sinistra, Zoppetti fa buona guardia della porta, esulta Oveglia tra i pali, esulta anche coach Carpanese, oggi chiamato a sostituire l'allenatore Freddy Radojkovic, costretto a casa causa Covid, e dunque resta in vantaggio di una rete
La squadra le ha bardata. Nocelli scambia con Jack Rovatin, si va a destra per Sandrina, sempre la 6-0, quella voluta da Peppe Vinci. Allora si fa vedere Jack Rovatin al centro, ancora Sandrin, lo scambio con Nocelli, si va avanti, rientra Zoppetti al posto di Aldini, intanto va per le terre di Nardo. Trieste rischia ora il passivo, Bratkovic cerca lo spazio in mezzo alla difesa, Nocelli costretto al tiro dalla distanza, pesca la matta Lorenzo Nocelli, il giocatore nato e cresciuto a Cingoli, su alla rete del 7-5 in favore di Trieste dopo 14 minuti di gioco. Gran gol di Nocelli. Guarda, personalmente di Lorenzo una grandissima stima, lo conoscevo prima che venisse a Trieste, è veramente proprio un giocatore per me super, anche se non è altissimo, però veramente ha delle uscite, delle doti, come in questo caso qui, un tiro doppio appoggio, portiere da una parte, palla dall'altra, veramente notevoli. Per noi può essere solo in questo momento un valore aggiunto rispetto al girone di andata, è un giocatore per me super in questo ruolo. Altro valore aggiunto direi Niccolò Zoppetti, che si esalta ancora una volta con una parata che salva la situazione per Trieste. Adesso in attacco con Nocelli e Sandrin. Jack Rovatin di supporto, la finta nell'uno contro uno che lo libera al tiro facile, nulla può Gabriele Randes. E allora è massimo vantaggio più 3 con Trieste 8, Team Network 5. Arriva subito il tiro che accorcia col numero 10 Hamza Frey, il tunisino che giocava anche in Marocco con il Sakhiyat El Zahit, oltre a figurare nella nazionale del suo paese, la Tunisia. 8-6 il punteggio quando siamo arrivati al giro di boa del primo tempo. Sì, un giro di boa che ci vede davanti, sicuramente stiamo giocando una buona partita, ripeto, in difesa grazie alle parate di Zoppetti stiamo contenendo bene gli attacchi di Sassari, dobbiamo stare molto attenti a questo Frey perché sicuramente è il giocatore più pericoloso della squadra e dopo noi dobbiamo giocare bene, riuscire, purtroppo è già la seconda occasione che sprechiamo così dall'area con Bratkovic, non ne abbiamo tantissime. Importante che Rovatin e Nocelli ci possano garantire quel bottino di gol che ci possa tenere a distanza Siracusa. Occasione sprecata ora con Bratkovic, gran parata di Randes, colpo di reni per il portiere in maglia verde. Poi non è riuscito Di Nardo a catturare il rimbalzo sulla linea dei 6 metri, ora in attacco c'è la Team Network. Zungri per Frey, prova il passaggio dentro a Rosso, Trieste aveva recuperato il pallone, c'è stato il fischio degli arbitri e di fatto ritorna il pallone nelle mani degli arancioblu. Ci sarà il tiro dai 9 metri per i siciliani mentre prosegue la girandola di cambi voluta da coach Carpanese. Ora Trieste in campo con Sandrin, Bratkovic, Di Nardo, Rovatin, Aldini, Nocelli e naturalmente Zoppetti tra i pali. Gioco ripreso, c'è Bianchi sulla destra, uno tra i giocatori più esperti del Siracusa. Intanto Rosso va vicino alla palla persa, arriva un altro fischio arbitrale. Il pubblico che vorrebbe il passivo, effettivamente sta temporeggiando abbastanza la Team Network. Arriva ora la segnalazione di passivo con l'arbitro sotto porta che decide la sospensione per 2 minuti a Di Nardo e adesso sì che ci sarà il tiro dai 7 metri per l'Albatro, con Siracusa che è stata brava a sfruttare fino all'ultimo secondo a trovare l'uomo libero. No, bellissima azione, ben trovata, gran gol, ben tirato da Vinci, direi giusti 2 minuti anche a rigore. Purtroppo nella velocità di scalata che hanno ci troviamo qualche volta scoperti in qualche posizione, è chiaro che dobbiamo fare molta più attenzione,
se pur stando bene sull'uno contro uno non riusciamo a giocare bene in difesa di squadra e coprire un po' tutti i varchi che si aprono, e questo può essere un problema, perché a questo punto se non riusciamo a scogliarci di dosso e arrivare punto a punto fino alla fine con una squadra così rognosa può essere un problema. E anche perché torna una sola rete di distanza il Team Network Albatro, allora Bratkovic prova ad infilare la porta difesa da Randers, che invece la difende correttamente. Tiro centrale, è stato forse un po' una forzatura quella dello sloveno di Capodistria. E ora la squadra sicula la possibilità di agguantare il pareggio a quota 8. Zungri per Rosso, Cialdini che chiude tutto e poi c'è l'infrazione chiamata dagli arbitri. Trieste recupera il pallone. Giusta, perché Vinci si aspettava il passaggio in lob a volante da Rosso e quindi è partito, è invaso l'area, quindi giustamente l'arbitro che era lì è postato ha dato la roba. Faccio notare che è entrato un giovane triestino parisato al posto di Visentina alla sinistra, e in questo momento ci sono tre giocatori triestini e uno friulano, quindi direi che comunque, per quanto possa valere, il vivaio triestino produce ancora buoni giocatori. Assolutamente, formazione locale attualmente quella biancorossa. Nocelli prova a farsi largo tra la difesa blu-arancio, poi Bratkovic in qualche modo svitando il polso va a marcare la sua seconda rete. Due sono anche i gol di distanza tra Trieste e Siracusa in questo momento, dopo 19 minuti, 9 Trieste, 7 Team Network Albatro. Zungri per Hamza Frai e poi il fallo su Giovanni Rosso, che poi cade malamente a terra. Vanno a sincerarsi delle sue condizioni i giocatori biancorossi. Giovanni Rosso, campione d'Italia la scorsa stagione con il Conversano, lui che è siciliano di Enna, con Siracusa aveva già giocato dal 2016 al 2018, altro giocatore di assoluta esperienza. Per fortuna nulla di grave per lui, è ripreso il gioco sempre sul 9-7. Frai, Zungri che ha dato subito dimostrazione delle sue qualità in questi primi 20 minuti in maglia Albatro. Sicuramente un rinforzo il numero 8, Marco, si vede tutta la sua dinamicità, capacità di stare in campo, è un giocatore che, insomma, per essere l'esordio recita il ruolo da protagonista e si vede subito i giocatori, i suoi compagni di squadra lo cercano. L'hai chiamato in causa, ha subito fatto un gran gol da fuori, veramente bravo. Bravo ancora Nocelli, che diventa il miglior marcatore, ma se parliamo di Zungri sicuramente è venuto a sostituire Bobicic, che è il loro straniero che è infortunato, però sembra un buon acquisto, un buon centrale che dà movimento, apre spazi soprattutto per Frai, meno dalla parte sinistra verso Rosso, però sicuramente un giocatore da cui apporre un'attenzione particolare. Proprio per questo penso che Carpanelli abbia scelto questo tipo di difesa un po' più aggressivo con i secondi Aldini e Rovatin soprattutto davanti, proprio per limitare le due bocche da fuoco. Intanto c'è lo sfondamento di Rosso su Jack Rovatin e recupera così il pallone per Trieste. Applaude il pubblico triestino. Rovatin adesso braccato fallosamente, cinturato da Frai, mentre Aldini lascia nuovamente il posto in attacco a Parisato. Fuori anche Di Nardo per Pernic, mentre fa girare il pallone Nocelli, autore dell'ultimo gol con un gran tiro incrociato, Lorenzo Nocelli, ex Merano. E poi la finta di Jack Rovatin, guarda Pernic e scocca la bombarda.
più 3 Trieste, 11-8 time out, primo time out della gara chiamata da Peppe Vinci. Ora sentite anche gli incitamenti del pubblico triestino, perché Trieste sta giocando una buona pallamano. Sì, devo dire la verità, qualche sbavatura forse in difesa, ma in attacco sicuramente molto precisi, molto attenti. È chiaro che viaggiamo sull'asse Rovati-Nocelli per quanto riguarda da fuori, Sandrin forse un po' in ombra, più della parte destra un po' più in ombra con Sandrin e Bratkovic, ma sicuramente Nocelli e Rovati ci stanno dando una grossa mano per sostenerci in attacco. Un grande Zoppetti fino ad ora, quello che poteva parare anche qualcosa di più, è un grande Aldini in difesa su questo Fry, che è sicuramente il giocatore più pericoloso del Siracusa. Eh sì, Siracusa sotto di 3, ma ha dimostrato in questi primi 21 minuti di essere venuta a Trieste per giocarsela. Compagine che, come detto, non merita assolutamente, soli 2 punti in classifica. Squadra del Team Network Albatro che cerca la vittoria dopo l'ultima ottenuta appena ad ottobre. Albatro Siracusa, peraltro, da distinguere dall'Ortigia Siracusa, che alla fine degli anni 80 vinse 3 scudetti, fallì poi nel 2002. Marco, hai qualche aneddoto a riguardo? Beh, guarda, Vinci e Atanasio, che sono in panchina, sono il dottor Comitini, che oggi non c'è a Trieste, sono ricordi indelebili di una storia tra Trieste e Siracusa. Sono state le due grandi tra gli anni 80 e 90 veramente della pallamano italiana. Siracusa ha vinto 3 scudetti, noi in quegli anni ne abbiamo vinti degli altri, però erano sempre scontri molto duri ma molto leali, con giocatori fortissimi. Loro avevano tra le loro file a Chionchio, a Ugello, Fusina stesso, Bronzo, cioè giocatori, Rudy Loss, giocatori veramente che facevano poi l'ossatura nazionale. Noi altrettanto, con i vari Bozzo, Loveglia, Schina, quante ne vuoi, di aneddoti ce ne sono tanti. Sicuramente il ricordo più bello e più limpido è la finale, la quinta finale, quella volta si giocava 3 su 5 qui a Trieste, dove noi ha vinto la Stella in una partita dove il primo tempo eravamo sotto di 3 gol, quindi te la dice tutta sulla durezza di quella partita. A Marcord con Marco Leduca, che sicuramente della pallamano del passato può e deve raccontare tanto, perché è un piacere ascoltarlo. Dobbiamo però anche commentare la partita di oggi, perché è una bellissima partita e, come vediamo, non ci si risparmia anche con contatti piuttosto violenti. Adesso Nocelli ad andare a terra, non credo sia stato voluto cattivo la manata di Rosso, Giovanni Rosso, che va a prendersi un'esclusione per 2 minuti. Certo, il braccio sul collo è irregolare. Sì, sicuramente. No, gli arbitri sono anche consultati, perché con le nuove regole appena si colpisce il viso o collo si rischia anche qualcosa di più di solo i 2 minuti, un rosso o addirittura il cartellino blu. Però, siccome mi sembrava assolutamente involontario il fallo di Rosso, ci stanno tutti i 2 minuti. Il problema è che se adesso con il regolamento, se non so bene se Nocelli non chiede il cambio, perché altrimenti avrebbe dovuto restare fuori per 3 attacchi, perché c'è questa nuova regola che se tu chiedi l'intervento medico devi poi stare per 3 attacchi fuori. Infatti si sta preparando Stojanovic a entrare, però direi che gli arbitri fino adesso niente da dire, stanno abitando un'ottima partita, non semplice devo dire la verità, perché ci sono tanti capovolgimenti di fronte, però una partita ben diretta. Uscito poi Nocelli, è entrato Pernic, abbiamo Parisato, palle in mano, poi Bratkovic, ancora Parisato sulla sinistra, è chiuso, allora Rovatin va da Bratkovic, c'è il time out chiamato sapientemente da Andrea Carpanese in panchina, perché vedeva i biancorossi in difficoltà, un po' senza idee, quindi vuole ragionarci su per un minuto sull'11-9 in favore di Trieste, il 23esimo. È una partita aperta, apertissima. Siracusa è chiaro che ha bisogno estremo di fare punti, è chiaro che se viene a giocare con la quintultima può essere per loro una ghiotta occasione. Noi dobbiamo essere attenti, bravi, mantenere la concentrazione soprattutto
sulle loro azioni in attacco, giocano una palla a mano soprattutto con Zungri, gli dà veramente un ottimo ritmo in attacco, e soprattutto Randes in porta sta parlando molto bene, come dall'altra parte Zoppetti. È chiaro che è una partita molto aperta e molto delicata per entrambe le squadre. Sicuramente una partita delicata, equilibrata, due formazioni abbiamo detto che hanno assolutamente bisogno di tornare a far punti. Ricordiamo, la formula prevede che le ultime quattro si giocheranno la beffarda lotteria dei play-out per non retrocedere, e quindi sono ben quattro le posizioni da evitare. Certo, il campionato è ancora lungo. Però questa classifica è anche strana, perché ci sono diverse partite da recuperare, quindi non tutte le squadre hanno giocato lo stesso numero di partite. E dunque mettere punti in cascina il prima possibile, questa è la strada giusta, e la evidenzia Jack Rovatina al rientro del timeout. Ha funzionato lo schema di Carpanese. Treste torna avanti di tre lunghezze, 12-9 a 6 minuti dalla pausa lunga, mentre entra con il numero 23 per i siciliani anche Massimo Miguel Murga, terzino argentino, il capitano, 35enne. E il recupero di Rovatina a tu per tu con Randes, la parata del portiere siciliano. Occasione letteralmente sprecata da Trieste, con Rovatin che sembrava sicuro di poter firmare un'altra marcatura, invece si è lasciato ipnotizzare dal portiere nato ad Alcamo. Adesso Albatro che gioca senza portiere. Frai, braccato, raddoppiato dai triestini, è arrivato però il fallo di nuovo 9 metri per la Team Network. Murga, centrale che all'occorrenza può giocare anche terzino. Zungri, Freddy Frai perde in palleggio la palla recuperata da Aldini, uno che di palloni ne recupera parecchi. Pernic per Bratkovic, non sfrutta la superiorità numerica, arriva Rovatin dalle retrovie, ancora Randes a pelle d'orso a chiudere lo specchio. Una sfida di sguardi tra Rovatin e Randes, con il portiere dei siciliani che sta facendo il suo lavoro. Trieste fallisce ancora un'occasione per allargare la forbice. Adesso va per l'azione ragionata. Rovatin, Nocelli e poi Stojanovic alle retrovie. Tiro centrale però poco insidioso per Randes. Può ripartire allora il Team Network Albatro. Meno di 4 minuti al termine del primo tempo. Sentite anche gli incitamenti della panchina della squadra ospite. Freddy, Vinci, Zungri. Si lotta sulla linea dei 6 metri con Vito Claudio Marino e Di Nardo, che non se le stanno risparmiando. Ancora Freddy e poi il fallo di Trieste. 9 metri eseguito ora dai siciliani. Rosso vuole a 6 il proprio pivot, la palla arriva per Bianchi, ma c'è Zoppetti a dire di no. Ancora una volta Nicolò Zoppetti, giocatore che viene da Bressa di Campoformido, più che mai prezioso soprattutto dopo l'infortunio purtroppo di inizio stagione di Thomas Postogna, che guarda i propri compagni dagli spalti, tendine d'Achille maledetto in via di riparazione. Sempre 12-9 il punteggio. Da diversi minuti peraltro le squadre non segnano. Ribaltamento pericoloso di Bratkovic per Parisato, aveva capito tutto Hamza Frey, invadendo però l'area dei 6 metri. Può ripartire allora Trieste con Pernic, Stojanovic, Nocelli vuole far muovere i propri
compagni di squadra. Allora Rovatin si fa vedere, Bratkovic, ancora Stojanovic, il siluro sul primo palo di Stojanovic. Alexander, serbo classe 2004, è sua la marcatura che vale il massimo vantaggio Trieste sul più 4, con ancora 120 secondi da giocare in questo primo tempo. Gran gol di Stojanovic, importantissimo perché dà un po' di rotazione ai vari gol dei terzini di Rovatin e Nocelli, appunto. Un gol voluto, di potenza pura. Chiaro che Randes sta facendo una grandissima partita come d'altra parte Zoppetti, però questo gol è importantissimo anche per dar fiducia a Stojanovic, che sicuramente avrà un minutaggio importante proprio per le rotazioni che Carpanese sta facendo. Quello che dobbiamo sfruttare assolutamente noi, abbiamo una panchina indubbiamente più lunga di quella di Siracusa oggi, e quindi questo va sfruttato al meglio. Tanto il fallo di Massimiliano Di Nardo su Vito Claudio Marino, pivot che ha giocato le ultime due stagioni nel Bolzano. Zungri per Hamza, ancora Zungri, c'è Aldini a cercare di portargli via il pallone, sanzionato con il tiro da 9 metri. Ancora Siracusa, rischio passivo, rosso Visintin con la difesa alta, nuova strattonata di Aldini, il ministro della difesa, giocatore che non si sposta certamente. Poi Zungri col tunnel su Zoppetti, si arrabbia Nicolo Zoppetti con la propria difesa, qui si è aperta la difesa triestina. 13-10 il punteggio, 45 secondi alla pausa lunga. Bratkovic, Rovatin, Nocelli, Stojanovic dà un'occhiata dentro a Pernic ma è raddoppiato, mentre attende ancora sulla linea dei 6 metri la difesa arancio-blu. Allora Nocelli prova l'uno contro uno, poi Rovatin, la finta del passaggio a destra e poi il tiro sul primo palo ad infilare nuovamente Randes. Quarto gol per Jack Rovatin, che aveva sbagliato un paio di occasioni nei minuti precedenti, si è riscattato con quest'ultimo gol. Attenzione, ultimi secondi del primo tempo, c'è un fischio arbitrale a 3 secondi dal fischio finale e qui dovrebbe esserci il tiro franco per i siciliani, perché il cronometro dice 29:59 e infatti la barriera alta dei Marino. Triestini deve tirare Marino, se no vanno oltre il tempo, quindi penso che sarà un tiro diretto da parte di Marino. Eh sì, deve tirare subito Marino, anche se gli arbitri sembrano hanno fatto andare avanti il tempo. Sarà Zungri, l'argentino Juan Ignazio Zungri, a tirare la punizione a tempo scaduto. Barriera altissima dei triestini. Zungri contro la barriera di Trieste, la finta, il tiro respinto dalla barriera. Quindi si conclude qui il primo tempo, dopo 30 minuti Trieste avanti 14-10, partita bella equilibrata. Trieste chiude avanti di 4 i primi 30 minuti. Noi ci prendiamo un piccolo break, poi torneremo per raccontarvi il secondo tempo tra Trieste e Team Network Albatro.
Qui Sebastiano Romano, rieccoci al Palasport di Chiarbola, pronti per raccontarvi il secondo tempo tra Trieste e Team Network Albatro. Dopo i primi 30 minuti biancorossi avanti per 14 reti a 10, 4 dunque le reti di vantaggio con cui Trieste ha terminato il primo tempo. Vediamo subito lo starting 7 voluto da Carpanese e non da Freddy Radojkovic perché è bloccato a casa con il Covid. Allora Trieste riparte con Visintin, Rovati, Nocelli, Aldini, Bratkovic e infine Sandrin con Zoppetti tra i pali. Primo possesso per i triestini con Nocelli e Sandrin a scaldare il pallone. Emerge anche Adam Bratkovic un po' in ombra nel primo tempo, non in ombra, anzi in luce invece Nocelli che va subito a firmare la quinta rete, momentaneo massimo vantaggio dei triestini. Poi viene sostituito da Capitan Visintin. Ma che partita sta disputando Nocelli? Questo è tutto valore aggiunto. Lorenzo è un gran giocatore, ha fatto bene Oveglia in estate a prenderlo, purtroppo non ha potuto dimostrare il suo valore nel girone d'andata a causa del brutto infortunio con Bressanone, ma è un giocatore di assoluto valore nel campionato italiano e sta dimostrando proprio oggi, diciamo nella prima e vera partita che sta disputando, tutto il suo valore, ed è un gran giocatore per noi, importantissimo, proprio anche vista l'assenza di Jan Radojkovic. Ma direi che nel starting seven iniziale rispetto appunto all'inizio della partita c'è il cambio tra Di Nardo e Aldini, altro giocatore importante per noi, sia molto importantissimo in difesa ma anche in attacco, oggi potrà dire la sua. Sì, c'è Aldini a giocare da pivot attualmente in mezzo, vedete la difesa 6-0 voluta da Peppe Vinci, mentre Trieste fa circolare il pallone sulle retrovie. Allora Rovatin scambia con Nocelli e poi Visintin a pescare la matta dall'ala sinistra, palo gol, l'esperienza di Capitan Visintin, capitano di mille battaglie, lui che è vera e propria bandiera di questa squadra. Sua la firma sul 16-10 Trieste, parziale subito di 2-0 per i biancorossi che lanciano un messaggio al proprio pubblico, oggi vogliono vincere. È importante questo inizio di secondo tempo proprio con queste due reti, Nocelli-Visentini in coppia, è importantissimo per noi proprio iniziare bene, proprio per non permettere a Siracusa di rientrare in partita, e anche la difesa in questo momento è molto, molto aggressiva, proprio ma mi sembra un po' eccessivo il rigore perché il fallo su Rosso di Aldini è iniziato un po' prima di invadere l'area, però va bene, non posso dire niente sugli arbitri, veramente un'ottima coppia, devo dire la verità, un inizio bello gagliardo da parte di Trieste proprio per cercare di tenere lontana Siracusa. La fisicità di Giovanni Rossi, bravo a tenere il contatto con Rovatin, ora Zungri sul linea dei 7 metri ad infilare la porta difesa, come avete visto, dal nuovo giocatore Riccardo Fasanelli, rinforzo di Trieste tra i pali per dare una mano a Zoppetti proveniente dal Noci, arrivato proprio a gennaio. Sicuramente un valido aiuto per i biancorossi. È fondamentale perché eravamo in una situazione in cui grazie a Marco Milovano avesse dato una grossa mano dopo l'infortunio di Postogna, purtroppo problemi di lavoro gli impedivano di poter venire a allenarsi e quindi giocare a Trieste, e Oveglia è stato bravo in questa occasione a trovare questo Fasanelli, ragazzo giovane di Noci, che ha accettato la sfida e si è presentato qui oggi e per poco non ha parato anche il rigore. Sicuramente un'opportunità di mettersi in luce in Serie A, mentre abbiamo visto il gol di Leonardo Bianchi alla destra, italo-argentino tornato a vestire la maglia del Siracusa dopo 6 anni, 16-12 dopo il 2-0 Trieste, è arrivato il controparziale di 2-0 per la Team Network Albatro. E allora dopo 4 minuti del secondo tempo, Trieste 16, Siracusa 12. Rovatin duetta con Nocelli, si fa vedere Bratkovic, Aldini è strattonato in mezzo all'area, allora da una mano Sandrin, Nocelli sugli scudi, ancora Rovatin sulla destra, si torna al centro per Nocelli, attenzione Trieste sotto passivo, Rovatin
con il siluro quasi raso terra, non la vede neanche Gabriele Randes. Che giocata da parte di Jack Rovatin, il centrale giuliano convocato anche recentemente nella nazionale under 19, blindato da Trieste con un triennale quest'estate. Mentre c'è il fallo di Aldini su Zungri. Abbiamo visto essere un rinforzo più che valido per il Team Network Albatro. Zungri, terzino sinistro, che come abbiamo visto gioca anche da centrale, proveniente dal San Miguel. Rosso prova a muovere le acque, c'è il fallo e attenzione, l'esclusione per 2 minuti ad Aldini. Cioè, il contatto c'era stato, forse decisione severa quella dei 2 minuti. Certo, Aldini aveva commesso numerose irregolarità in questo avvio di secondo tempo, gli arbitri hanno optato quindi per una sospensione per i 2 minuti, per 2 minuti, e quindi Trieste adesso in inferiorità numerica. Vedremo come difenderà. Bellissimo il pallonetto di Hamza, del giocatore della nazionale tunisina con il numero 10, 17-13. Parziale di 3-3 dal rientro degli spogliatoi, mentre rientra in campo anche Sandrin con il numero 33. Difesa alta adesso del Siracusa, che cambia una statica 6-0 e alla fine riesce ad arginare l'attacco di Trieste. La parata di Randes sul tiro di Bratkovic, già dall'altra parte l'Albatro. Un po' di confusione in quest'ultima azione da parte del Trieste. Ha funzionato il cambio difensivo del Team Network. Difesa 5-0 ora dei biancorossi in inferiorità numerica dopo la sospensione per 2 minuti di Aldini. Bianchi ancora freddi, parato stavolta da Zoppetti, si è mossa bene ora la difesa di Trieste, che pur con un uomo in meno è riuscita a chiudere tutte le porte. È chiaro che con la marcatura individuale su Nocelli e Rovatin non vinci l'indovinata. È chiaro che dalla parte destra tra Sandrin e Bratkovic si aprono degli spazi, è importante buttarla dentro, come nell'ultima occasione Bratkovic non ha avuto tanta fortuna, non un gran tiro. È chiaro che in questo caso no, questo era fallo, meno male, ma su Vicentin c'è una spinta dietro abbastanza netta. Poi ha sprecato il tiro da porta a porta Siracusa, la porta di Trieste era sguarnita perché Trieste giocava senza portiere. Poi c'è la protesta, come vedete, di Carpanese in panchina con il cartellino giallo combinato all'allenatore dei triestini, allenatore che sta sostituendo Freddy Radojkovic. Obiettivamente una spintina su Visintin c'era, gli arbitri hanno optato per il non fischio. Poi comunque il Siracusa non ha sfruttato la porta sguarnita dei triestini e quindi si resta sul 17-13. Come vedete prosegue il pressing dei siciliani con le marcature a uomo su Rovatin e su Nocelli. Ora però torna ad essere una 6-0 quella dei siciliani, mentre Trieste torna a giocare in 7 giocatori. La parata di Rande su Nocelli, ancora Trieste in attacco, Rovatin. Nocelli allora va sulla destra per scambiare con Sandrin, il palleggio in avvicinamento. Mazzarol sulla destra, poi il fallo di Rosso su Rovatin. Tiro nei 9 metri Trieste. Si sta chiudendo bene adesso la difesa dei siciliani. Nocelli, la finta di passaggio, poi a Visintina è toccato tirare al volo.
Scelta difficile, non sta attaccando nel migliore dei modi Trieste dopo un ottimo avvio di secondo tempo con due gol in due azioni e ora sta facendo un po' di fatica. Attenzione, sfondamento su Visintin, contropiede Pernic, a tu per tu con Randes, non fallisce il numero 9 Alex Pernic, triestino doc, e lui a muovere nuovamente il tabellone per i biancorossi che tornano avanti di 5 lunghezze. Un contropiede importante questo di Pernic per il match. Assolutamente, lo sfondamento di Fry era abbastanza evidente, è chiaro che la ripartenza è velocissima, bravo Pernic a farsi trovare pronto e soprattutto a non sbagliare a tu per tu con Randers, che in questo momento è sicuramente uno dei migliori dei siracusani. È stato ancora Pernic adesso a mettersi luce in difesa, passaggio di Zungri, non arriva nelle mani del numero 15 Vinci, può comunque giocarla ancora il Team Network Albatro. Altro fallo, altro tiro dei 9 metri per gli arancioblu. Sotto passivo adesso i siracusani, Murga marcato da Visintin, Zoppetti qui sbaglia a tuffarsi, il tiro lento di Rosso entra e vale il meno 4. Stato tratto in inganno Niccolò Zoppetti. Noi ci avviciniamo ai primi 10 minuti del secondo tempo. Siracusa si riporta a 4 gol di distanza. Sempre Nocelli a fare da metronomo. Lui che è iscritto anche all'ultimo anno di scienze motorie all'Università di Trieste. Tanto c'è stata un'invasione da parte di Trieste che sciupa così un possesso che poteva portarla nuovamente sul più 5. Potrà ripartire la squadra siracusana che, come detto anche nel prepartita, cerca la vittoria dal 23 ottobre quando superò l'Eppan 21-20. Il capitano Murga per Zungri, Rosso in palleggio, l'uno contro uno contro Aldini, poi Bianchi trova la porta sbarrata, riesce a superare Rovatin e poi entra con il piede nell'area dei 6 metri, gol annullato, si resta sul 18-14. Nocelli con la bombarda, basta sul secondo palo, tiro imparabile, e se lasci spazio oggi a Nocelli non ce n'è per nessuno. Lui che è figlio d'arte, il papà Nando, prima giocatore poi allenatore, anche la mamma ex giocatrice della nazionale italiana, ce l'ha nel sangue la pallamano. Nocelli, per dirti così, visto che siamo in aneddoti, la mamma era compagna di stanza di casa di mia sorella quando hanno giocato insieme un anno a Cassano, mia sorella ha giocato un anno a Cassano a Palamano e sua mamma era compagna di casa di mia sorella, suo papà invece giocava con me da ragazzino ai trofei delle regioni, però devo dire la verità, è fino in questo momento il top scorer, ma oltre ad essere top scorer è anche il miglior giocatore in campo senza ombra di dubbio, tutto veramente sta dimostrando tutto il suo valore nella prima vera partita che sta giocando con Trieste. Eh sì, sta tenendo le redini del match Lorenzo Nocelli. Adesso Trieste impegnata in difesa sul tentativo di incursione di Fry e ora il tiro di Vito Claudio Marino è riuscito a eludere la difesa aggressiva di Pernic, gran bel gol da parte dell'ex bolzano, il giocatore Claudio Marino che nel suo palmaro svanta anche due scudetti e due Coppa Italia, entrambi con il Junior Fasano, oltre a numerose presenze nelle nazionali giovanili. Pivot che l'anno scorso era stato fermo diverso tempo a causa anche della pubalgia, intanto arriva un altro gol per Trieste che si riporta sul più 5, 20-15 con i biancorossi che si tengono a distanza da sicurezza dai siciliani. Sì, al di là appunto del distanza di sicurezza rimarco il gol di Stojanovic, giovane
forse il più promettente giovane del 2004 della batteria, che ha vinto lo scudetto l'anno scorso under 17, veramente un gol importante con una prepotenza fisica molto molto importante, perché un piccolo fallo, non mi sembrava tanto grave il fallo di Mazzarò su Vinci, però stiamo giocando veramente bene, devo dire la verità, proprio una, al di là di tutto una bella, bellissima partita, ben giocata, ma anche dello stesso Siracusa, una difesa bella dura, tosta, con Di Nardo e Visentin come perni, ma sia perni sia Caldini come secondi, devo dire la verità, proprio un bel vedere. 20-15 in favore dei triestini dopo 43 minuti di gioco, mentre è necessario asciugare qualche macchia di sudore sul parquet dopo la caduta di Claudio Marino, braccato da Di Nardo, 9 metri già eseguito, Murga per Freddy, poi Rosso, c'è Bianchi sulla destra, Rosso va il tiro a bucare la porta difesa da Zoppetti. Gol di prepotenza da parte di Giovanni Rosso, come detto più volte campione, ex campione d'Italia col Conversano l'anno scorso, e quindi si riporta a meno 4 il Team Network Albatro. Stojanovic, autore dell'ultimo gol per i triestini. Nocelli, Sandrin dà un'occhiata alla porta, poi in palleggio prova ad avvicinarsi ai pali, subisce il fallo di Vito Claudio Marino. Sarà 9 metri per Trieste. Nocelli scambia con Stojanovic. Aldini è raddoppiato sulla linea dei 6 metri. Allora si torna fuori per Nocelli, che prova ancora a sorprendere Randes. Stavolta con i riflessi riesce a bloccare il tiro. Il portiere nativo da Alcamo. E poi c'è qualche cambio nello scacchiere anche voluto da Peppe Vinci, è entrato con il numero 7 l'ala sinistra Nicolò Argentino, giocatore molto rapido di gambe, mentre stiamo entrando nella seconda metà del secondo tempo. Buon recupero da parte di Aldini, in comprensione dei siracusani, permette a Trieste di ripartire con calma, mentre rientrano in campo Stojanovic e Sandrin a dare il cambio ai difensori Pernic e Di Nardo. Mazzarol per Rovatin, Nocelli al centro, Nocelli che ha abbastanza spazio dopo il pressing d'inizio secondo tempo da parte di siracusani, ed è proprio Nocelli a trovare un altro gol, fotocopia del precedente. 21-16 più 5 Trieste, con 14 minuti e 30 da giocare, un buon bottino, 5 gol di vantaggio, ma guai ad abbassare la guardia contro questo Albatro, che con l'arrivo di Juan Ignazio Zungri è sicuramente una squadra da tenere assolutamente in considerazione. Proprio Zungri, braccato fallosamente da Visintin, che poi va a recuperare palla, non avevano fischiato gli arbitri. Sembra un diciottenne, Visintin. Sembra un diciottenne, beato lui nel video, però ecco, queste sono quelle furbate che alle volte vanno bene, alle volte vanno male. È chiaro che è giusto che l'arbitro abbia rifischiato la ripetizione del fallo. Rigore e poi anche 2 minuti, giusto. Ineludibile i 2 minuti a Di Nardo e anche il rigore. Eh sì, brutto fallo questo da parte di Di Nardo. È caduto male Hamza Freddy, giocatore tunisino che ha vinto 3 scudetti, anche 3 scudetti arabi con una squadra marocchina, e qui c'è stato il fallo sul tiro in sospensione mentre stava entrando in aria. 2 minuti di sospensione quindi per Max Di Nardo. Trieste nuovamente in inferiorità numerica, vedremo se realizzeranno i siciliani, vedremo, soprattutto speriamo che non sia un
un brutto colpo per Freddy, che è atterrato rovinosamente sul parquet. Dovrebbe essere soltanto una botta alla nuca, soltanto, si fa per dire, perché non vorremmo certo essere al suo posto. Sembra per fortuna non essere nulla di grave, e quindi si andrà per i 7 metri Zungri versus Zoppetti. C'è il gol dell'argentino Juan Zungri, all'esordio, ricordiamo, in maglia arancio-blu. Sembra già essere il leader della squadra. Sì, sicuramente ha una leadership particolare, anche il ruolo glielo permette, di essendo centrale, quindi playmaker della squadra, però sicuramente un giocatore che si prende le sue responsabilità, un giocatore importante per cercare la salvezza che Siracusa sta rincorrendo. E la salvezza di Siracusa passerà anche per la prossima giornata, quando sfiderà l'altra neopromossa di quest'anno, il Secchia Rubiera. Due squadre sono infatti appaiate a quota 2 a pari punti in classifica. Abbiamo visto ora la parata di piede di Randes, che rilancia i propri compagni. Murga contro Bratkovic, il passaggio a Bianchi per Freddy sulla destra in due tempi, va vicino e la palla persa in qualche modo. Murga per Zungri, ancora l'argentino con il numero 8, intercettato da Capitan Visintin, onnipresente sulle linee di passaggio. Poi il colpo tra Murga e Aldini, che non se le mandano a dire. Gli arbitri chiamano la sospensione del tempo per andare ad asciugare il parquet. Si stanno scaldando ulteriormente gli animi in campo, anche perché brava Siracusa a non mollare. Trieste sul principio del secondo tempo si era portata sul più 6, sembrava poter lentamente far sua la partita, invece Siracusa è ancora lì. No, assolutamente, Siracusa non sta mollando un centimetro di quello che è. E oggi il suo obiettivo è cercare di far punti qui a Trieste, indubbiamente, giustamente, non sta mollando niente. Bravi noi a tenerli a debita distanza, ed è importante che riusciamo a mantenere questo gap di 4-5 gol, proprio per non, passatemi il termine, incasinarci negli ultimi minuti. 12 minuti restano a Trieste per non incasinarsi. Dal 21-17 Stojanovic, l'incomprensione con Nocelli, va a recuperare Trieste a rischio di far passi, voleva la palla persa la panchina siracusana, poi Bratkovic per Visintin, il fallo di Bianchi su Visintin. E poi lo schema con la punizione, avete visto, di Bratkovic, sfiorata da Rande, sarebbe comunque andata fuori il pallone. Meno 4 Siracusa, attenzione perché la partita è tutt'altro che finita, manca una vita. Murga, Freddy per Zungri sulla sinistra, ancora Murga per il tunisino Hamza, difesa alta di Capitano Visintin, poi al volo Murga per Vito Claudio Marino, c'è il fallo di Trieste e ancora gioco fermo per asciugare il sudore. Nuovo 7 metri per Siracusa, questa volta non ci sono proteste, e in porta per Trieste cercherà di parare il rigore l'ultimo arrivo, portiere classe 98 dal Noci, Riccardo Fasanelli, contro l'argentino Zungri, infallibile però. Tiro potente, preciso, del nuovo leader siracusano, 21-18, parziale di 2-0 Siracusa, mi sembra anche 3, parziale aperto di 3-0 per i siciliani. Momento caldo del match a poco più di 10 minuti dal fischio finale. Trieste ha quanto mai bisogno di ritrovare la rete. Stojanovic per Nocelli, Rovatin dalle retrovie, c'è il fallo di Hamza non fischiato, allora ancora per Stojanovic, lontano dalla linea dei 9 metri, Nocelli
non trova il Pertugio per scoccare il tiro. Trieste commette un'ingenua infrazione. Allora adesso Siracusa ha l'opportunità di riportarsi a meno 2. Sta facendo un po' troppa confusione Trieste in attacco. Merito anche la compattezza difensiva del Team Network Albatro, una squadra assolutamente che non merita l'ultimo posto in classifica. Tanto va a far circolare la palla sugli esterni Siracusa, c'è il fallo di Pernic su Capitan Murga. Momenti tesi al Palachiarbola con Trieste che vuole tornare alla vittoria che non trova all'inizio dicembre, ma perché semplicemente non ha giocato in questi due mesi. Ma è chiaro che ha fame di vittoria. Ora il fallo di Aldini sul numero 23 Miguel Murga, centrale all'occorrenza terzino. Nove minuti alla fine del match, momenti importanti questi. Momenti decisivi, nel senso che è una partita ancora apertissima, tre gol non sono niente, nove minuti che mancano. Siracusa si sta dimostrando squadra ostica, bellissima recuperata di Bratkovic, però non è chiuso, dobbiamo essere bravi noi a chiuderla in attacco con qualche gol, proprio per riuscire a mantenere il distacco e non far riavvicinare Siracusa in questi ultimi minuti. Ha provato ad aumentare il ritmo il nativo di capodistria Adam Bratkovic, ha trovato la chiusura difensiva del Siracusa. Allora si riparte da Stojanovic al centro. Norcelli ora forse ad accusare un po' di stanchezza, ha corso tanto Lorenzo Norcelli. Aldini, Rovatin, ancora Norcelli, passaggio per Stojanovic, la palla intercettata dal numero 15 Gianluca Vinci. Attenzione, gran intuizione da parte del numero 15 siracusano, e allora prosegue il blackout offensivo di Trieste che non segna da 5 minuti. 21 a 18 il punteggio, meno di 8 minuti al termine del match. La difesa alta adesso, come vedete, di Bratkovic, Aldini e Rovatin, mentre scambiano il pallone Murga con Hamza Freddi, poi la maglia strattonata da Aldini. Attenzione a non prendersi 2 minuti. E chiama il time out, giustamente, Andrea Carpanese. Chiamato da Siracusa, perdonatemi, il time out. Sono due squadre che hanno speso tanto in questi 52 minuti di gioco. 21-18 il punteggio, partita completamente aperta. Approfittiamo del time out per andare a vedere i risultati dagli altri campi, perché al termine del primo tempo nel derby tirolese e Palmerano stava vincendo Merano 12-15. E invece finita Carpi con Sassari che vince 25-32, e invece Bolzano Cassano Magnago è terminata con un pareggio 25 pari. È importante soprattutto per noi il risultato in Bolzano Cassano, dove Cassano ha recuperato un punto su Bolzano, quindi Cassano era sotto di noi di un punto. È chiaro che c'è una lotta serrata, ripeto, per quegli ultimi posti che parteciperanno ai play-out, poi per definire la retrocessione unica che ci sarà, e questo risultato di Cassano ci complica un po' la vita. Sul discorso Carpi-Sassari è in un grande momento di condizione, sicuramente rinfrancata dalla vittoria in Coppa Italia, quindi sicuramente ha giocato molto bene, ha inserito Va San Paolo alla grande, ma anche il roster che presenta sicuramente molto valido. Il derby è un derby tra Epa e Merano molto aperto, sicuramente Merano ha qualcosa in più rispetto a Epa. Questo è il commento tecnico da parte di Marco De Luca. Torniamo al match, perché è completamente aperta la partita tra Trieste e Siracusa, con Trieste che è stata avanti per tutta la partita, però dal più 6 adesso si trova a soli 3
reti di vantaggio, mentre c'è stata la prima parata in maglia biancorossa per Riccardo Fasanelli. Palla però è restata al Team Network Albatro. C'è ancora da asciugare il parquet, sempre sul 21-18. Sono passati però altri minuti, quindi 6-7 minuti abbondanti da giocare. Trieste non segna da 6 minuti e ha assolutamente bisogno di sbloccarsi in attacco. Bravo Nocelli qui a difendere nei pressi della linea laterale, vicino alla propria panchina. Ha pasticciato Zungri. Sanguinosa palla persa per il Siracusa, che resta sotto di 3, fallendo la terza occasione consecutiva per riportarsi a quello che sarebbe stato il meno 2. Adesso Trieste gioca un pochettino anche con il cronometro, ma deve tornare a tirar fuori le unghie. E allora eccolo il leone, Lorenzo Nocelli, Bratkovic, Rovatin. Ancora Bratkovic, raddoppiato, poi il tiro di Rovatin, paratona da parte di Randers. Qui era buona la conclusione di Jack Rovatin, la palla resta a Trieste. Sandrin per Nocelli, a difesa 6-0 voluta da Peppe Vinci. Molto fisica anche la difesa siracusana stavolta. Non la vede Randers ed entra in rete il tiro di Jack Rovatin al quinto gol per Rovatina stasera. Tornano ad essere 4 ora le lunghezze di vantaggio per Trieste, che rifiata con questo gol. Importantissimo, come hai detto bene tu, era 6 minuti che non segnavamo, era importante, per fortuna siamo riusciti a non permettere il meno 2 a Siracusa, anzi siamo riusciti ad andare a più 4. In questo momento a 5 minuti e mezzo dalla fine sicuramente c'è una grossa boccata d'ossigeno. 5 minuti e mezzo da giocare, rosso per Zungri, la finta di tiro nel mucchio, c'è il fischio arbitrale, il fallo sanzionato di Bratkovic su Claudio Marino, mentre torna in panchina Niccolò Argentino, rientra Gianluca Vinci, il figlio dell'allenatore Peppe, e poi il tiro di Zungri stoppato da Di Nardo, ancora una volta sale in cattedra la difesa corale di squadra dei biancorossi, perché se in attacco ha fatto un po' di confusione in questi ultimi 10 minuti Trieste, in difesa invece ha saputo mantenersi compatta. Assolutamente, quella forza oggi, devo dire la verità, 18 gol subiti praticamente in quasi due tempi è veramente una dimostrazione di grossa solidità difensiva, e veramente questo ci ha permesso oggi fino a questo momento di metterla in sicurezza il risultato. Ancora Randes sugli scudi, la parata stavolta sul tiro di Aldini, ha chiuso la porta Randes. Si resta sul 22-18 in favore di Trieste, con Siracusa che sta difendendo anch'essa bene, ma al canto suo fatica in attacco, si sono abbassate le percentuali in questo secondo tempo. Capitano allora prova a smuovere le acque, Murga marcato da Bratkovic, poi il tiro in rovesciata del numero 5 Claudio Marino. Ma c'è stata un'invasione del Team Network, quindi palla recuperata per Trieste, e tira un altro sospiro di sollievo, perché nel frattempo il cronometro cammina e quindi si resta sul più 4, 22-18. I minuti del fischio finale però sono 3-10. Nocelli, la finta di tiro triplicato, poi Murga va vicino al pallone recuperato, si tuffa Sandrin per riceverla, poi l'appoggio di Parisato per Rovatin. Ancora Nocelli, il fallo stavolta netto di Murga. Nocelli guarda Sandrin, poi va il tiro, gol annullato.
gol annullato perché era stato chiamato il time out da... Era un gran gol di Nocelli, l'ennesimo gran gol di Nocelli nella serata di oggi, peccato perché e lì è questione di microsecondi, nel senso che Carpanese ha appoggiato il time out sul tavolo nel momento in cui Nocelli stava tirando, bom, va bene così, insomma... Siamo a due minuti, tre minuti scarsi dalla fine, quattro gol, siamo in un margine abbastanza di garanzia, direi. Questo costerà il primo giro al bar per Andrea Carpa. Sicuramente a Nocelli almeno un tre birre dovrà pagarla. Si scherza chiaramente, però Trieste assolutamente non ha ancora di che scherzare, perché questa Siracusa è ancora attaccata al match, certo... I minuti al fischio finale sono soltanto 2:47. Però nella palla a mano tutto è possibile, quindi occhi sul match. Infatti questo timeout è stato chiamato da Carpa proprio per focalizzare ancora di più attenzione, concentrazione su questi ultimi due minuti abbondanti che mancano. Trieste torna in campo con Fasanelli tra i pali, Parisato, Rovatin, Nocelli, Aldini, Sandrin e Bratkovic sulla destra. Sandrin ora per Bratkovic, angolo difficilissimo, ma Adam Bratkovic l'infila, 23-18, e allora sì che questo potrebbe essere il gol che manda i titoli di coda sul più 5. Vedremo se ci sarà la reazione del Siracusa, che ora non segna da 4 minuti. Ci mette una pezza Fasanelli e poi Bianchi ad accorciare le distanze. 23-19, interrompe il blackout offensivo il Team Network Albatro. 23-19, ultimi 120 secondi del match. Trieste fa girare il pallone giocando sia adesso con il cronometro, non pressa il Siracusa, e allora Trieste può giustamente giocare ai limiti del passivo. Nocelli per Sandrin, prova a sorprendere Randes, bravissimo a mantenere i riflessi alti. Adesso deve chiaramente forzare i ritmi la compagine arancio-blu. Rosso per Claudio Marino, la parata, ma c'è il rigore. Tiro dai 7 metri, c'è stata la spinta su Claudio Marino che di colpi proibiti ne ha presi tanti stasera. Beh, ma Marino è un lottatore, da quando era Fasano è sempre stato, è un ruolo, ricopre purtroppo... Un gladiatore, è un ruolo difficile, il ruolo del pivot nella palla a mano. È un ruolo molto difficile dove i colpi sono, si danno e si ricevono, ma le più delle volte si danno. Grande parata di questo, ci garantisce a questo punto la vittoria. Eh sì, qui si spengono le speranze dei siracusani, perché Trieste resta più 4 con la parata di Zoppetti, un po' anche sfortunata Siracusa. Sì, ti dico la verità, non ho capito la scelta da parte di Vinci di cambiare il tiratore, perché Zungri fino a questo momento aveva segnato 3 su 3 e Vinci mentre all'inizio della partita aveva segnato 1, ricambiarlo così, di solito anche a livello psicologico si mantiene il tiratore, quello che mette più in difficoltà il portiere. Eh sì, sono d'accordo con te, intanto vola alto il tiro di Nocelli, gli arbitri non fischiano un contatto che insomma... forse poteva essere fischiato. Siamo comunque agli sgoccioli del match, meno di 30 secondi con Trieste avanti di 4 reti, quindi un vantaggio che permette ai triestini di poter star tranquilli. Marino, palla recuperata da Trieste, ultimo recupero, Rovatin per Parisato, gol dietro la schiena. E allora, questa andrà meritatamente negli highlights. Trieste chiude in bellezza il match con Siracusa, vince meritatamente perché è stata avanti tutta la partita, 24-19 il punteggio finale, con la dirigenza siciliana che ha qualcosa da dire al duo
alla coppia arbitrale, ma io direi che insomma tutto sommato l'arbitraggio è stato corretto, equilibrato, il metro è stato lo stesso per tutta la partita, anzi se vogliamo Siracusa ha tirato numerosi più tiri dai 7 metri rispetto a Trieste, per cui una bella partita di pallamano. Non ne ha tirati di 7 metri, quindi direi che vinci a mio modo di vedere, dopo avere le sue ragioni, ma ha poco da protestare su un arbitraggio che mi è sembrato rasentare la perfezione oggi, ecco, ci posso dire. Esulta Trieste che torna alla vittoria, muove la classifica. Marco, non abbiamo ancora dato il man of the match. Ma guarda, per me senza ombra di dubbio Nocelli, sicuramente poco sotto e come si chiama portiere Randes, ma sicuramente Nocelli per quello che ha fatto, per quello che ha sofferto, perché va detto, un giocatore che per 5 mesi viene a Trieste in una nuova avventura e non può giocare a causa di un infortunio, e quello vuol dire che ha personalmente questa ulteriore volta alle palle proprio per dimostrare oggi quello che ha dimostrato e per portarci alla vittoria. E direi che mi trovi perfettamente d'accordo, siamo in chiusura. Trieste, il prossimo incontro lo giocherà il prossimo sabato con Fasano, andrà in Puglia contro la prima della classe, partita proibitiva ma bisogna crederci. Siracusa invece giocherà domenica mattina alle 11, orario insolito, in casa in Sicilia contro l'altra neopromossa del Secchia Rubiera in quello che sarà un fondamentale scontro salvezza. Partita chiaramente tutte visibili in diretta sulla piattaforma ufficiale della Serie A Beretta di Pallamano, ovvero Eleven Sports. Io ringrazio Marco Lo Duca. Grazie a voi, grazie a te Sebastian, veramente. E allora da Sebastian Romano è veramente tutto. Ci vediamo alla prossima.